Letto numero 29 Quando il capitano Evipent passava per la strada, tutte le donne si voltavano. Egli Era veramente il tipo del bell'ufficiale degli ussari. Era sempre imparata e si pavoneggiava continuamente, orgoglioso e preoccupato delle sue cosce, dei suoi fianchi e dei suoi baffi. Li aveva magnifici del resto, i baffi, il busto e le cosce. I primi erano biondi, audaci, e sorgevano marzialmente sul labbro in due bei riccioli color spigamatura, ma fini, accuratamente arricciati, e si ergevano ai due lati della bocca come due getti di peli proprio spavaldi. La vita era sottile come se avesse portato un busto da donna e finiva con un vigoroso petto da maschio, rigonfio ed arcuato. Le coce erano ben modellate, cosce da ginnastica, da ballerino i cui muscoli si disegnavano perfettamente sotto gli aderenti calzoni rossi ad ogni movimento. Camminava tendendo i carretti e allargando i piedi e le braccia, col passo un po dondolante dei cavalleggeri, che posano bene i piedi a terra per mettere in mostra le gambe e il torso, e che con l'uniforme sembrano degli atleti vincitori, mentre sono uomini comuni in abito borghese. Come molti ufficiali, il capitano Evipent portava male l'abito borghese. Una volta vestito di panno nero o grigio, aveva l'aria di un commesso di negozio, ma in divisa trionfava. Aveva anche una bella testa, il naso sottile e ricurvo, gli occhi azzurri, la fronte alta. Era calvo, però, senza che egli avesse mai capito perché i capelli gli fossero caduti. Se ne consolava constatando che con baffi magnifici un cranio un po nudo non sta male. Egli disprezzava tutti in generale ma il suo disprezzo aveva molte gradazioni i borghesi per lui non esistevano li guardava così come si guardano le bestie senza accordare loro più attenzione di quella che si presta di solito ai passeggeri o ai polli soltanto gli ufficiali contavano nel mondo ma il capitano non li stimava tutti allo stesso modo insomma egli non rispettava che uomini belli poiché la vera, l'unica qualità del militare è la bella presenza un soldato è un valoroso uomo creato per fare alla guerra e all'amore, un uomo molto forte e violento e niente, nient'altro. Classificava i generali dell'esercito francese secondo la presenza, la loro divisa e l'aspetto arcigno del volto. Burbachi gli pareva il più gran uomo di guerra dei tempi moderni. Egli derideva gli ufficiali di complemento che sono bassi e grossi e sbuffano quando marciano, ma aveva soprattutto un'invincibile disistima che era quasi ripugnanza per quei poveri mingerlini usciti dal Politecnico, quegli ometti magri e con le lenti, goffi e impacciati, che sembravano fatti per l'uniforme quanto lo è un coniglio per dir messa, diceva. Si indignava perché nell'esercito tolleravano quegli aborti dalle gambe sottili che camminano come i granchi, che non bevono, mangiano poco e che pare preferiscono l'equitazione alle belle ragazze. Il capitano Evipent aveva continui successi, veri trionfi presso il bel sesso. Tutte le volte che gli cenava in compagnia di una donna, era sicuro di finire la notte con lei sullo stesso letto, e se insormontabili ostacoli impedivano la sua vittoria per quella sera stessa, era sicuro che il seguito sarebbe venuto la notte dopo. Gli amici evitavano di fargli conoscere le loro amanti, e i commercianti, che avevano belle mogli alle casse delle loro botteghe, lo conoscevano, lo temevano e lo odiavano profondamente. Quando il capitano passava, la bottegaia scambiava quasi involontariamente uno sguardo con lui attraverso la vetrina, uno di quegli sguardi che valgono più delle parole tenere, che sono un richiamo e una risposta, un desiderio e una confessione. E il marito, avvertito da una specie di intuito, a un tratto si voltava e gettava un'occhiata furiosa sulla persona orgogliosa e ben modellata dell'ufficiale. E quando il capitano era passato, sorridente e contento dell'effetto ottenuto, il bottegaio, scompigliando con mano nervosa gli oggetti che gli stavano davanti, esclamava Ah, uno stupido pavone. Quando si finirà di mantenere tutti questi buoni a nulla che portano in giro per le strade quella merce da stagnini? E quanto a me, preferisco un macellaio a un soldato. E quello ha del sangue nel grembiule. È sangue di bestia, almeno. Ed è utile a qualcosa, quello. E il coltello che porta non è destinato ad ammazzare gli uomini. Non capisco come si possa tollerare che questi assassini portino in giro per le strade i loro strumenti di morte. Sono necessari, lo so, ma almeno li nascondano e che non li vestano come per una mascherata, coi calzoni rossi e la giubba turchina. Forse che i carnefici si fanno vestire da generali? La moglie, senza rispondere, alzava impercettibilmente le spalle, mentre il marito, indovinando il gesto senza vederlo, gridava Bisogna essere assai stupidi per ammirare quegli stalloni che si pavoneggiano. Ma il capitano Evipent aveva ormai in tutto l'esercito francese la fama di conquistatore. Nel 1868 il suo reggimento, il 102° degli Ussari, andò di guarnigione a Rouen. In breve tempo egli fu conosciuto in tutta la città. Tutte le sere verso le cinque faceva la sua comparsa sul corso Boyel-Dieu per prendere l'assenso al caffè della Comédie. Ma. Prima di entrarvi, aveva cura di fare un giro per tutta la passeggiata per mettere in mostra le cosce, il busto e i baffi. I commercianti di Rouen, che passeggiavano anch'essi con le mani dietro la schiena, preoccupati degli affari, gli gettavano un'occhiata e mormoravano: Quello è un bell'uomo! Poi, quando lo conobbero, guarda il capitano Evipend, è proprio un maschione! Le donne, quando lo incontravano, facevano col capo un movimento assai curioso una specie di brivido di pudore, come se si fossero sentite deboli o svestite dinanzi a lui, abbassavano un poco il capo con un'ombra di sorriso sulle labbra, un desiderio d'essere trovate belle e d'avere uno sguardo da lui. Quando il capitano passeggiava con un camerata, questi non mancava mai di mormorare con gelosia o invidia questo sfacciato Davenport a fortuna. Tra le signorine della città era una lotta, una gara a chi se lo sarebbe portato via. Venivano tutte alle cinque, all'ora degli ufficiali, sul corso Bollieu e trascinavano le loro gonne, due per due, da un capo all'altro del corso, mentre anch'essi, due per due, luogotenenti, capitani e maggiori, trascinavano sul marciapiede le loro sciabole, prima d'entrare nel caffè. Ora, una sera, la bella Irma, l'amante si diceva del signor Templier-Papon, il ricco industriale, fece fermare la sua carrozza di fronte al caffè della Comédie e scendendo, si diresse a comprare della carta e a ordinare dei biglietti da visita del signor Poulard, l'incisore, e tutto per passare davanti alla tavola degli ufficiali e gettare al capitano Evipent uno sguardo che voleva dire Quando vorrete, in modo così evidente, che il colonnello Prunè, il quale beveva il verde liquore col suo tenente colonnello, non poteva fare a meno di borbottare. Caspita. Ha proprio fortuna quel tipaccio. L'apprezzamento del colonnello fu riportato, e il capitano Evipen, commosso da quell'approvazione superiore, passò l'indomani in alta uniforme e più volte di seguito sotto le finestre della bella irma. Ella lo vide, si affacciò. Sorrise. La sera stessa egli ne divenne l'amante. Si misero in vista, diedero spettacolo di sé, si compromisero a vicenda, orgogliosi tutte e due di una simile avventura. In città non si parlava che dell'amore della bella Irma per l'ufficiale. Soltanto il signor Templer-Papon non sapeva nulla. Il capitano Evipendraggiava di gloria e ad ogni momento ripeteva: Irma m'ha detto, Irma stanotte mi diceva, ieri pranzando con Irma. Per più di un anno portò in giro, spiegò, mise in mostra per Rouen quest'amore, come una bandiera presa al nemico. Si sentiva più grande per quella conquista, invidiato, più sicuro dell'avvenire. Certo d'avere la croce tanto desiderata, poiché tutti gli occhi erano su di lui, e basta essere bene in vista per non essere dimenticati. Ma ecco che scoppiò la guerra e il reggimento fu mandato alla frontiera fra i primi. Gli addii furono strazianti: durarono una notte intera. Sciabola, calzoni rossi, berretto, dolman, dalla spalliera d'una seggiola erano caduti per terra, i corpetti, le gonne, le sottane di seta in disordine sul tappeto. La camera in gran scompiglio come dopo una battaglia. Irma, pazza, coi capelli disciolti, gettava disperatamente le braccia intorno al collo dell'ufficiale, lo stringeva, poi lasciandolo si buttava per terra, rovesciava i mobili, strappava le frange delle poltrone, mordeva i loro piedi, mentre il capitano, molto commosso, ma incapace di consolarla, ripeteva Irma, mia piccola Irma, non c'è bisogno di ripeterlo, è necessario. E qualche volta asciugava con la punta d'un dito, una lacrima che affiorava. Si separarono allo spuntar del giorno. Ella seguì in vettura l'amante fino alla prima tappa, e nel momento della separazione l'abbracciò quasi in faccia al reggimento. Quell'episodio sembra molto commovente, molto suggestivo e delicato, e i camerati strinsero la mano al capitano, dicendogli Che uomo fortunato. ma coraggio, quella piccola. In quel modo di fare si vedeva veramente qualcosa di patriottico. Durante la campagna il reggimento fu provato duramente. Il capitano si comportò da eroe ed ebbe finalmente la croce. Poi, finita la guerra, egli tornò di guarnigione a Rouen. Appena tornato, domandò notizie di Irma, ma nessuno seppe dargliene di precise. Secondo alcuni, la donna aveva fatto baldoria con lo stato maggiore prussiano, secondo altri, si era ritirata presso alcuni parenti agricoltori nei dintorni di Vtoa. Lui mandò perfino l'ordinanza in municipio per consultare il registro dei decessi. Il nome della sua amante non c'era. Era molto addolorato, e questo suo dolore lo metteva in mostra. Dava al nemico la colpa della sua infelicità, attribuendo ai prussiani, che avevano occupato Guain, la causa della scomparsa della giovane donna, e diceva alla prossima guerra me la pagheranno, quei mascalzoni. Ora, un mattino, mentre andava alla mensa per colazione, un fattorino, un vecchio col camiciotto, con in capo un berretto di tela serata, gli consegnò una busta. Lui l'aprì e lesse: Mio caro, sono all'ospedale. Molto malata, molto malata. Non verresti a trovarmi? Mi farebbe tanto piacere. Irma. Il capitano impallidì e, impietosito, esclamò: Perbacco! Povera figliuola! Ci andrò subito dopo colazione. E durante il pasto raccontò alla mensa degli ufficiali. Che Irma era all'ospedale e che l'avrebbe fatta uscire quella mattina. La colpa era proprio di quei maledetti prussiani. Lei si era certamente trovata sola, senza denari, perché il suo appartamento era stato sicuramente danneggiato. Ah, bricconi! Tutti quelli che l'ascoltavano erano commossi. Appena ebbe messo il tovagliolo nel cerchietto di legno, s'alzò e, presa la sciabola dall'attaccapanni, gonfiò il petto per essere più sottile, affibbiò il cinturone. E s'avviò con passo svelto all'ospedale civile. Ma l'entrata nell'ospedale, dove s'aspettava di essere ammesso subito, gli fu veramente proibita, ed egli dovette andare a cercare il suo colonnello, a cui spiegò il suo caso e dal quale ottenne una buona parola per il direttore. Costui, dopo aver fatto aspettare il bell'ufficiale un po' di tempo in anticamera, gli diede finalmente il permesso con un saluto freddo e di disapprovazione. Appena varcata la soglia di quell'asilo della miseria, del dolore, della morte, il capitano si sentì a disagio. Un inserviente lo guidò. Camminava in punta di piedi per non far rumore per i lunghi corridoi impregnati di un odore di etere, di malattie e di medicinali. Un mormorio soltanto turbava ogni tanto il grande silenzio dell'ospedale. Una volta, da una porta aperta, il capitano scorgeva un dormitorio, una fila di letti le cui coperte erano sollevate dalla forma dei corpi. Alcuni convalescenti, vestiti con un uniforme di tela grigia e un berretto bianco in testa, seduti sulla seggiola ai piedi del letto, chiacchieravano. La sua guida ad un tratto si fermò davanti a una di quelle corsie piene da malati. Sull'uscio si leggeva a grandi lettere: Sifilitici. Il capitano trasalì, poi sentì d'arrossire... Un'infermiera preparava un medicamento su un tavolino posto all'ingresso. Ora vi accompagno, disse. È al letto ventinove. E si incamminò precedendo l'ufficiale. Poi indicò un lettino. E lì non si vedeva altro che un rigonfiamento delle coperte. Anche la testa era nascosta sotto le coltri. Dagli altri lettini si alzavano visi pallidi, stupiti, che guardavano la divisa. Visi di donne, di donne giovani e vecchie. Ma che sembravano tutte brutte, volgari sotto l'umile giubbotto regolamentare. Il capitano, che teneva in una mano la sciabola e nell'altra il berretto, mormorò turbatissimo: Irba! Nel letto vi fu un gran movimento e il viso della sua amante apparve, ma così cambiato, così stanco, così dimagrito, che gli non la riconosceva. Lei ansimava, congestionata dalla commozione e disse: Albert Albert sei tu. E abbondanti lacrime scesero dai suoi occhi. L'infermiera portò una sedia. Sedetevi, signore. Lui sedette e guardò il viso pallido e patito di quella giovane che aveva lasciata così bella e così fresca. E disse. Che cosa è? Che cosa hai avuto? Lei, sempre piangendo, rispose. Hai pur visto? È scritto sull'uscio. E nascose gli occhi sotto l'orlo delle coperte. Il capitano smarrito, vergognoso, riprese. Com'è preso questa malattia? Poverina. La donna mormorò. Sono stati quei sudicioni di Prussiani. Mi hanno presa quasi per forza e m'hanno infettata. Lui non trovava altro da aggiungere. La guardava e rigirava il berretto sulle ginocchia. Le altre malate lo fissavano, e a lui pareva di sentire un odore di putridume, un odore di carne corrotta ed infamia in quel dormitorio pieno di donne affette dall'ignobile e terribile male. Lei mormorava Non credo di cavarmela. Il dottore dice che è molto grave. Poi, scorgendo la croce sul petto dell'ufficiale, esclamò Oh, sei decorato. Come sono contenta. Come sono contenta. Oh, se potessi baciarti. Un brivido di paura e di disgusto corse per la pelle dell'ufficiale al pensiero di quel bacio. Aveva voglia di andarsene ora, d'essere all'aria libera, di non veder più quella donna. E tuttavia rimaneva non sapendo come fare per alzarsi per salutarla. Balbettò: "Non ti sei curata, dunque?" Una fiamma passò negli occhi di Irma. "No, ho voluto vendicarmi dal momento che dovevo morirne anch'io e li ho infettati a mia volta, tutti, tutti il maggior numero che ho potuto, mentre c'erano loro a Guan: non mi sono curata." Egli disse con un tono impacciato in cui trapelava un po' di brio: "In quanto a questo, hai fatto bene." Irma, animandosi coi pomelli rossi, continuò. Oh sì, ne morrà più d'uno per colpa mia, sta certo. Ti dico che mi sono vendicata. Lui ripeté tanto meglio. Poi, alzandosi, via, io ti lascio perché bisogna che mi trovi dal colonnello per le quattro. Lei ne fu addolorata. Di già. Mi lasci di già. Oh, sei appena venuto. Ma lui voleva andarsene ad ogni costo. Disse. Vedi bene che sono venuto subito. Ma bisogna assolutamente che sia dal colonnello alle quattro. La donna chiese, è sempre il colonnello Prun? È sempre lui. È stato ferito due volte. Lei riprese: E dei tuoi camerati? Qualcuno è stato ucciso? Sì, San Simon, Savagnat, Polis, Preval, Robert de Cruson, Parsifal, Santal, Caravagne e Provence sono morti. Sael ha avuto un braccio asportato e Courvoisin una gamba schiacciata. Perché? ha perso l'occhio destro. Irma ascoltava, interessandosi vivamente. Poi a un tratto balbettò. «Vuoi baciarmi, di, prima di lasciarmi? La signora Langlois non c'è». E nonostante il disgusto che gli saliva alle labbra, posò la bocca su quella pallida fronte, mentre lei, circondandolo con le braccia, baciava appassionatamente il panno turchino del suo dolman. La donna riprese. «Ritornerai, di? Ritornerai?» Promettimi che ritornerai. Sì, te lo prometto. Quando? Poi giovedì. Sì, giovedì. Giovedì alle due, sì, giovedì alle due. Me lo prometti? Te lo prometto. Addio, caro, addio. E se ne andò confuso sotto gli sguardi di tutto il dormitorio, piegando la sua alta persona per farsi più piccino. E quando fu in strada, respirò. La sera i camerati gli chiesero: E così, Irma. Lui rispose un po impacciato ha avuto una flussione di petto, è molto malata. Ma un tenentino, subodorando qualcosa dal suo modo di fare, andò ad informarsi e l'indomani, quando il capitano entrò alla mensa, fu accolto da una scarica di risate e di facezie. Si vendicavano, finalmente. Avevano saputo inoltre che Irma aveva fatto baldoria continua con lo Stato Maggiore Prussiano, che aveva percorso il paese a cavallo con un colonnello degli Usseli Azzurri e con altri e che a era chiamata soltanto «la donna dei prussiani». Per otto giorni il capitano fu vittima del reggimento. Ricevette per posta biglietti con ricette, con l'indicazione di medici specialisti e persino medicinali, il cui uso era scritto sul pacchetto. E il colonnello, messo al corrente dei fatti, disse con tono severo «Ebbene, il capitano aveva una bella conoscenza. Gli farò i miei complimenti». Dopo una dozzina di giorni fu chiamato da un'altra lettera di Irma. E la stracciò con rabbia e non rispose. Otto giorni dopo ella gli scrisse di nuovo dicendogli che si era aggravata e che voleva dirgli addio. Lui non rispose. Dopo qualche giorno ancora, il capitano ricevette la visita dell'elemosiniere dell'ospedale. Irma Pavolin, sul letto di morte, lo supplicava di andare da lei. Non osò rifiutarsi di seguire l'elemosiniere. Ma entrò nell'ospedale col cuore gonfio di rancore, di vanità ferita, d'orgoglio umiliato. Non la trovò cambiata e pensò che s'era beffata di lui. Perché mi vuoi? le chiese. Volevo salutarti. Pare che io stia proprio male. Senti, tu mi hai reso lo zimbello del Reggimento e non voglio che ciò continui. Le chiese: Come ho fatto? Lui si irritò per non aver nulla da rispondere. Non pensare che io ritorni qui per farmi poi beffare da tutti. La donna lo guardò coi suoi occhi spenti, ove si accendeva un lampo di collera, e ripeté: Che ti ho fatto io? Non sono forse stata cortese con te? Ti ho forse mai chiesto qualcosa? Senza di te io sarei rimasta contempli e papon, e oggi non mi troverai qui. No, se qualcuno ha dei rimproveri da farmi, non sei proprio tu, quello. Lui riprese energicamente: Non ti faccio rimproveri, ma non posso continuare a venirti a vedere. Perché la tua condotta coi Prussiani è stata la vergogna di tutta la città. Con un balzo ella si sedette sul letto. La mia condotta coi Prussiani? Ma se ti dico che mi hanno presa, se ti dico che se non mi sono curata è perché ho voluto infettarli. Se avessi voluto guarire, non sarebbe stato difficile, per perbacco. Ma ho voluto ucciderli, io. E ne ho uccisi, va. Lui restava in piedi. In ogni caso è vergognoso, disse. Lei ebbe una specie di soffocamento, poi riprese. È vergognoso d'essermi ridotta a morire per sterminarli? Di. Non parlavi così, quando venisti da me in Rui Giovanna d'Arco. Ah. È vergognoso. Non avresti saputo fare altrettanto tu, con la tua croce. L'ho meritata io, più di te, vedi? Più di te. E ne ho ucciso più di te, di Prussiani. Egli restava stupito, dinanzi a lei fremente d'indignazione. Ah, oh, taci, sai, taci. Perché. Questi argomenti. Non li permetto. Non permetto che si tocchino. Ma la donna non l'ascoltava. E avete fatto proprio un gran male, voi, ai prussiani. Se voi non li aveste lasciati arrivare a Rouen, questo non sarebbe successo. Voi dovevate fermarli, capisci? E io ho fatto loro più male di te. Io, sì, più male. Perché io sto per morire, mentre tu vai a pranzo e fai il bell'imbusto per adescare le donne. Sogni letto s'era alzata una testa e tutti gli occhi erano fissi su quell'uomo in divisa che balbettava: Taci, sai, taci! Ma lei non taceva, gridava: Ah, sì, sei un bel tipo! Ti conosco, va, ti conosco! Ti ripeto che a loro ho fatto più male io di te e che ne ho uccisi più di tutto il tuo reggimento messo insieme. Vattene dunque, vigliacco! E se ne andò, infatti. Fuggì a grandi passi tra le due file di letti dove si agitavano le sifilitiche e udiva ancora la voce affannosa, sibilante di Irma che lo inseguiva Più di te, sì, ne ho uccisi. Più di te. Scese a precipizio le scale e corse a rinchiudersi in casa. L'indomani seppe che era morta.